Buonasera, buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie a tutti quanti i giovani che sono collegati tramite la TV Padre Pio, tramite pagine Facebook, quelli collegati attraverso la piattaforma Zoom. Vorrei salutare tutti i frati minori, i cappuccini e poter condividere questo momento di fratellanza con voi mi riempie veramente di gioia perché Francesco è un santo a cui mi sento particolarmente vicino. La straordinaria attualità della sua figura risiede proprio nella forza del messaggio che più di ogni altro mi ha sempre affascinato, la sua umiltà. Se pensiamo che in una società sempre più guidata da atteggiamenti egoistici, credo che sia veramente necessario coltivare la virtù dell'essere umili, che non vuol dire essere deboli, sottomessi, ma significa invece essere consapevoli e presenti soprattutto. Tutti noi possiamo cadere nel tranello che è veramente comune, se ci pensate, del commisurarci con noi stessi. I modelli di successo, soprattutto tramite i social. Abbiamo dei supereroi, ma in questi casi però non si avrà mai la vera percezione di chi siamo noi veramente e di dove stiamo andando. Per conoscere la nostra essenza, la nostra essenza più fonda, dobbiamo metterci in relazione con il mistero, con la grandezza, con l'infinito, che se ci pensiamo il nostro cuore cerca sempre, senza sosta. Ecco, io questa relazione la trovo con la natura, quando cammino solitario nei boschi, quando mi avvicino alla montagna e passo dopo passo, in modo lento, lontano comunque dalla città, e tutto nel creato ci ricorda del nostro essere custodi, del nostro porre proprio l'attenzione, essere riconoscenti, che purtroppo però dimentichiamo quasi sempre. E ancora una volta il cantico delle creature è estremamente fondamentale. Intanto il ringraziamento a Dio, al ringraziamento al suo operato, dove Francesco ci ha voluto proprio dire che l'uomo ritrova la sua natura più vera, la fratellanza, proprio il servizio, l'apertura verso il prossimo, grazie alla natura. Infatti, quando io svolgo le mie trasmissioni in luoghi che spesso sono anche ostili, difficili, non lo faccio solamente per divulgare o a titolo informativo. No, diciamo che lo faccio con un animo diverso, diciamo che la mia avventura cerca in modo cerca di raccontare la bellezza che ci circonda. Quanto questa bellezza, la felicità possa essere veramente a portata di mano, è vicino a noi, adesso, ieri, domani, e lo sarà sempre. E credo che questo forse sia veramente fondamentale, per tutti quanti, i giovani. E allora, con questo io vi voglio ringraziare, vi ringrazio ancora veramente per l'invito e spero di poter continuare a far bene. Grazie e buona serata.